Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Nel video messaggio di ottobre per l'intenzione di preghiera del mese missionario straordinario, il Papa si rivolge a tutti i cattolici perché affrontino la sfida di annunciare Gesù morto e risorto. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos Missio ad Gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Si sta svolgendo ad Istanbul in Turchia Migramed, l'annuale incontro di Caritas italiana con le Caritas europee e del bacino del Mediterraneo. Il programma vede alternarsi incontri, testimonianze e visite con un focus sul ruolo della Turchia nell'attuale panorama migratorio internazionale. Il servizio. Ha preso il via a Istanbul Migramed, il tema della rotta balcanica è centrale in questa edizione. Quali sono gli obiettivi che Caritas Italiana in primis si pone e come sarà anche strutturata questa iniziativa? Migramed 2019 è stato organizzato ad Istanbul non a caso, perché l'intenzione di Caritas Italiana è quella di aprire alle Caritas diocesane uno spaccato sulla cosiddetta rotta orientale, quella che porta moltissimi rifugiati, soprattutto dal Medio Oriente, attraverso la Turchia, che è uno snodo fondamentale verso l'Europa. Ed è evidente che questo ci impone un'analisi che, a partire proprio da questo paese, vada poi in profondità con dati, informazioni, documenti sugli altri stati che sono interessati da questa rotta, a partire dalla Grecia, per poi muoversi lungo la rotta balcanica e arrivare appunto nel nord Europa. Noi crediamo che sia importante anche un po' per dare una, come dire, giustizia ad un fenomeno che, per quanto riguarda il nostro paese, ci vede quasi esclusivamente concentrati sulla rotta del Mediterraneo centrale, quindi le partenze dalla Libia, che sono un grande tema, ma che rischia di offuscare anche un'altra rotta, appunto quella orientale, che per numeri nel 2018 è stata pari agli arrivi via mare, quindi merita la stessa attenzione, perché da questa attenzione poi dovrebbero nascere anche delle scelte politiche innanzitutto e di intervento per quanto riguarda la Chiesa. Ecco, i corridoi umanitari sono al centro della riflessione, questa è una delle soluzioni che da sempre Caritas ha propugnato. Sì, abbiamo trattato anche di questo, oggi abbiamo presentato un breve video che ci ha visto protagonisti nella consegna del premio Nansen per i rifugiati da parte delle Nazioni Unite, per questa attività che viene svolta da Caritas Italiana in stretta collaborazione con le Caritas diocesane per l'accoglienza di profughi attraverso appunto il modello dei corridoi umanitari, che è un piccolo contributo perché i numeri sono certamente poco significativi se pensiamo al grande bisogno che c'è a livello globale, però sono un segnale importante che noi vogliamo dare innanzitutto alla società, ai decisori politici e anche, se non in particolare, alle nostre chiese, che non sempre sono dimostrate purtroppo sensibili a questo tema. C'è molto bisogno di lavorare al nostro interno e con i corridoi umanitari che crediamo siano una grande opportunità. Un'attenzione dedicata anche alla figura di Giovanni XXIII. Beh, è evidente, ci troviamo in una terra significativa, peraltro questo Migramed è stato organizzato in stretta collaborazione con l'Annunziatura Apostolica in Turchia e ricordiamo che Giovanni XXIII è stato nunzio ad Istanbul e quindi ripercorreremo un po' anche le orme di San Giovanni XXIII, perché visiteremo l'Annunziatura, la sede estiva dell'Annunziatura Apostolica sull'isola di Buyukata, dove ci verrà anche introdotta la figura di questo grande Papa che ha avuto, e pochi lo sanno, anche un ruolo importante nel salvare molti ebrei, quindi anche Papa Giovanni ha avuto a che fare con i profughi, un numero peraltro molto elevato, e a molti di loro ha dato salvezza, perché di questo si trattava all'epoca, ha salvato la vita a molte persone. Quindi abbiamo trovato per certi versi anche, come dire, un fil rouge
nel voler organizzare Migramed qui ad Istanbul attraverso la figura appunto di Papa Giovanni XXIII. Continuiamo a parlare di Migramed al centro del prossimo servizio, la situazione dei rifugiati cristiani in Turchia. La situazione dei rifugiati cristiani in Turchia è molto difficile. Hanno perso tutto nel loro paese di origine e finora non ho incontrato nessuno che vuole tornare in patria. Quindi per tornare in patria bisogna avere la chiesa, bisogna avere la casa, bisogna avere lavoro e bisogna avere sicurezza. E proprio queste cose si sta costruendo delle chiese, delle case, però il lavoro, una società che funziona e la sicurezza non c'è. Quindi quando qualcuno ha i piccoli, vogliono che crescano bene, è difficile per loro di pensare di tornare indietro al loro paese di origine. Quindi si trovano qui in Turchia, dove ci sono anche tante sfide per integrarsi nella società turca, nonostante gli sforzi del governo turco che si impegna per accogliere bene i profughi. Molti profughi pensano di andare in un paese occidentale, in Europa, in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, però molte porte sono, non dico chiuse, però non sono veramente aperte. Quindi la chiesa in Turchia è piccola ma vivace, ma non abbiamo personale per servire i profughi cristiani e non abbiamo le strutture necessarie per fare questo tipo di lavoro. È una piccola chiesa, stiamo cercando di fare il meglio possibile, però per me, nella mia opinione personale, è di vedere se possiamo aprire i corridoi umanitari o possiamo stabilire accordi con i governi occidentali per ricevere questi profughi, soprattutto cristiani. Dall'Italia come è possibile sostenere o comunque aiutare la Chiesa in Turchia? Molti sacerdoti religiosi sono italiani e qui in Turchia, e la Chiesa in Italia ha sempre appoggiato la Chiesa in Turchia. Sui 3 vescovi latini, 2 dei 3 vescovi latini di rito latino sono italiani. Questa conferenza Migramed, l'annunziatura in collaborazione con la Caritas Italiana, abbiamo organizzato questa conferenza, è una bella iniziativa. Per me di rivedere la possibilità di riaprire un corridoio umanitario con la Turchia sarebbe un passo molto positivo, perché sono sicuro che il popolo italiano è molto accogliente, è la sua natura, perché è un popolo cristiano e i cristiani sono aperti. La carità di Gesù Cristo, che è la vita di Gesù Cristo che sta dentro di noi, che ci spinge a aprire il cuore verso chi ha bisogno, chi sta soffrendo. Quindi se è possibile per il governo italiano di rivedere questa cosa, di permettere a alcuni profughi, soprattutto cristiani, ma non esclusivamente cristiani, quelli più bisognosi di venire in Italia, io sono sicuro che la Caritas Italiana con le diocesi, le Caritas delle varie diocesi, sono in grado di accogliere bene i profughi che si trovano in Turchia. C'è da fare una battaglia politica, culturale, religiosa, per garantire che i rifugiati siano riconosciuti nelle loro differenti identità linguistiche, religiose, cosa che in questo momento in questo paese non è possibile. E questo è uno dei motivi
la fatica del dolore e anche della possibilità di integrazione. Un domani potranno ritornare nei loro paesi se nell'oggi sono persone che trovano la possibilità di studiare, di approfondire la loro fede e di progettare un futuro. Oggi i giovani che vengono per esempio dall'Iraq non hanno nessuna possibilità di mettere in piedi una famiglia, non hanno la possibilità di lavorare in chiaro, non hanno luoghi di culto, non hanno luoghi di formazione, molto spesso a causa anche del fatto che non hanno documenti che attestino i loro studi, perché magari la loro scuola o la loro università è saltata per aria, non hanno nessuna possibilità, sono tigri in gabbia che potenzialmente un domani non so dove sfogheranno la loro rabbia. Siamo alla vigilia della festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Un momento quest'anno particolarmente speciale per la Toscana, chiamata ad offrire l'olio per la lampada che arde di fronte alla tomba del poverello d'Assisi. Domani il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso della messa solenne delle 10 nella Basilica Superiore di San Francesco, accenderà la lampada con l'olio offerto dalla Toscana. Alla celebrazione saranno presenti numerosi fedeli della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, accompagnati dai propri parroci. In diocesi la solennità di San Francesco d'Assisi verrà celebrata al santuario della Verna con messe quasi ad ogni ora e numerosi momenti di preghiera. Si comincia alle 7 con l'ufficio delle letture e le lodi mattutine. Alle 11 Monsignor Riccardo Fontana presiede la messa solenne nella Basilica del Santuario. Alle 15 processione alla Cappella delle Stimmate. Le celebrazioni si concludono alle 19 con i secondi vespri. Nella Basilica di San Francesco ad Arezzo è in programma una messa alle 11 alla quale parteciperanno gli studenti e il personale della scuola Maria Consolatrice e alle 17 viene inaugurata la nuova illuminazione della Cappella Baci. Infine a Cortona al Teatro Signorelli alle 21:15 sacra rappresentazione opera semplice per Sora Nostra Madre Terra a cura dei frati francescani Cappuccini dell'Eremo delle Celle. Dopo il successo delle passate edizioni torna il quinto appuntamento di Arezzo Selezione Vintage nelle sale di Palazzo di Fraternita. La manifestazione aprirà le porte a curiosi ed appassionati di abbigliamento ed accessori d'epoca dal 4 al 16 ottobre al 6 ottobre in occasione della Fiera Antiquaria. Territorio, infrastrutture, trasporti, questi temi al centro della giornata di studio che si è tenuta a Firenze sul tema della mobilità sostenibile, il servizio. Tra il 2014 e il 2019 la Regione Toscana ha investito oltre 5,4 miliardi di euro di risorse proprie per le infrastrutture e la mobilità. È quanto emerso dalla giornata di studio che si è tenuta all'Auditorium di Santa Pollonia a Firenze, a cui hanno preso parte il Presidente della Regione Enrico Rossi e l'Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Il nostro impegno è andato proprio nella direzione che chiedono i giovani, cioè quello di ridurre le emissioni di CO2. La cura del ferro, le piste ciclabili ci hanno visto impegnati in prima persona sulla tranvia ma anche sulle ferrovie, sul trasporto ferroviario dove abbiamo speso molto. E anche la nuova gara del trasporto pubblico su gomma riduce le emissioni di CO2. Anche questo è un impegno che avrà effetti positivi. Allo stesso tempo dobbiamo garantire il diritto alla mobilità delle persone. E dobbiamo garantire anche la mobilità delle merci perché la nostra regione sia attrattiva e perché ci sia lavoro, perché ci sia occupazione. Quindi noi proponiamo che su questa strada si continui a lavorare. Ceccarelli ha poi sottolineato l'importanza degli interventi realizzati in favore della mobilità sostenibile riguardanti i grandi itinerari ciclabili e le ciclovie. Come non ricordare la bicicletta? Oltre 90 milioni di euro già investiti o programmati, dei quali 60 del bilancio regionale per la realizzazione di ciclovie e ciclopiste, quella dell'Arno, la Tirrenica, la ciclopista del Sole, le cicloviste della Piana,
Insomma, un sistema che porterà la Toscana ad una maturità infrastrutturale anche in questo settore per essere molto più attraente di come lo era prima verso il cicloturismo, che è un turismo in grande crescita. Negli ultimi anni è cresciuto del 41% ed è un turismo in grado di allungare la stagione nella costa e di dare una risposta importante assieme ai cammini anche alle nostre aree interne. Domenica 6 ottobre Don Carlo Cosi fa il suo ingresso ufficiale nella parrocchia del Bagnoro. La messa è presieduta dal vescovo Riccardo alle 18 presso la pieve di Santa Eugenia. Venerdì 4 ottobre alle 14.30 in programma la libreria Feltrinelli in via Garibaldi ad Arezzo, una tavola rotonda dal titolo Il teatro, un gioco adatto a tutti. L'iniziativa promossa dall'Associazione Autismo Arezzo in collaborazione con la rete teatrale aretina si inserisce nell'ambito della quarta edizione del Festival dello Spettatore. Ospiti dell'incontro Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico di Roma, Barbara Patrucci, pedagogista clinica e Ettore Caterino, direttore della rete Autismo ASL Toscana Sud-Est. Nel mese di ottobre le farmacie comunali di Campo di Marte e Giotto ospitano la campagna nazionale Ci sta a cuore il tuo cuore, promossa dal network Apoteca Natura. L'iniziativa in programma fino a giovedì 31 ottobre ha l'obiettivo di fornire una serie di servizi orientati a prevenire ictus cerebrale, problematiche cardiache e diabete. Lunedì 7 ottobre alle 17 il centro commerciale di Viale Amendola ospita l'open day di presentazione della nuova edizione del corso gratuito di coro pop della scuola di musica Le Sette Note nell'ambito del festival Ricreando Oltre il Suono. L'iniziativa gratuita ha l'obiettivo di riscoprire il più istintivo degli strumenti, la voce. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.